Quali sono le linee guida della scuola per formare, aggiornare e specializzare i funzionari di polizia? La missione della scuola è quella di formare e specializzare commissari e dirigenti della Polizia di Stato. Noi abbiamo attivi 3 master, uno in Scienza della Sicurezza con l'Università La Sapienza di Roma ed è dedicato fondamentalmente a commissari della Polizia che hanno vinto un concorso in Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia e Commercio. Un secondo in Ingegneria Gestionale per la Polizia di Stato, dedicato a tecnici, chimici, fisici, ingegneri, ed è messo in campo dal Federico II di Napoli, in collaborazione chiaramente con la Scuola Superiore. Un terzo, dedicato ai medici, in Scienza della Salute per personale della Polizia di Stato, in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università sempre della Sapienza di Roma. Accanto a questo noi facciamo i corsi dirigenziali ogni anno e poi seminari, corsi di perfezionamento, convegni internazionali, momenti di approfondimento, workshop e poi da oggi abbiamo uno strumento importantissimo per la formazione permanente che è un portale a disposizione di tutti. Se dovesse indicare 3 priorità indispensabili per la formazione di un moderno commissario, quale sceglierebbe? Io declinerei le priorità con valori, quindi 3 valori su cui formare i commissari. Il primo è la professionalità. E quindi una grande competenza nell'affrontare i problemi della sicurezza per i cittadini, ordine pubblico, polizia giudiziaria, terrorismo, polizia amministrativa e chiaramente accanto a questo una grande competenza nell'organizzare e gestire le risorse umane e professionali, quindi uno spirito manageriale sicuramente all'altezza delle sfide. Secondo quella che noi definiamo un'attenzione al cittadino, quindi un grande valore, qual è l'umanità, che si declina per noi con una formazione psicologica, una formazione sociologica e oggi ormai una grande attenzione al tema delle vittime. La risoluzione quadro dell'Europa ce l'ha dato come indicazione, ma noi ormai lo pratichiamo. Terzo, far crescere per i nostri commissari i valori dell'identità e quindi una grandissima passione per questo lavoro. La scuola si presenta permeabile al contributo della società civile e del mondo universitario. Ci racconti un'esperienza particolarmente proficua. Oltre ai 3 master che dicevo prima, in cui insegnano i migliori professori della Sapienza, della Federico II, di Tor Vergata, di Roma 3, un'esperienza che si realizzerà fra qualche giorno e che è una conferenza internazionale organizzata con l'Università Tor Vergata sui temi della primavera araba. I commissari del 102° corso, quindi di quelli che fanno il secondo anno, e un gruppo di studenti che sta frequentando un master a Tor Vergata si riuniranno proprio per ascoltare una conferenza internazionale. A questo va aggiunto il cartellone delle nostre conferenze che ospita tra l'altro personaggi italiani e internazionali che appartengono a vari mondi universitari. Comunicazione e sicurezza, un binomio che può essere interrotto e ricomposto, ma sempre nell'interesse generale. Lei è un esperto in tutti e 2 i campi, qual è la misura giusta? L'equilibrio direi, o il buonsenso, ma a un'istituzione come la nostra conviene comunicare, conviene perché dà valore aggiunto al tanto lavoro che facciamo, permette di far conoscere le nostre strategie, ci aiuta a realizzare un grande valore che è quello della trasparenza. Oggi una pubblica amministrazione, in particolar modo la Polizia di Stato, fa della trasparenza uno dei pilastri della sua attività. È chiaro che accanto a questo ci vuole anche spesso discrezione, capacità di differenziare i tempi della comunicazione dai tempi della verità processuale o comunque dalle verità dell'indagine e quindi credo anche una comprensione notevole da parte della comunicazione che spettacolarizza qualche volta i temi della sicurezza facendoli diventare quasi temi, non dico da panico morale, ma che comunque creano un'insicurezza e qui credo che un giusto equilibrio tra formazione e insicurezza, tra comunicazione e sicurezza e quindi anche un giusto equilibrio da parte dei giornalisti nel trattare una materia così delicata, ma da parte nostra di essere estremamente permeabili e trasparenti a questo mondo può essere una buona soluzione. Grazie.